Buongiorno bambini. Oggi, come da nuovo programma scolastico, studieremo la nuova preistoria, riveduta e corretta dal Ministero dell'Istruzione e dell'Umiliazione Formativa. Ormai siete in terza elementare, quindi leggeremo la versione lunga della preistoria, quella da 3 minuti. Va bene, vado a cominciare. Tutto ebbe inizio la notte di Capodanno dell'universo, con il famoso Big Bang, un grosso sparo esploso da solo che ha scaraventato in cielo stelle e galassie senza che nessuno abbia visto niente. Una di quelle stelle era il nostro Sole nazionale. Attorno al Sole vagabondavano alcuni pianeti, tutti inutili tranne uno, la Patria, che alcuni professori chiamano con disprezzo la Terra. La Patria era dominata da un unico gigantesco continente, l'Italia, circondato dall'Oceano Mediterraneo che ricopriva gran parte del piatto terrestre. A un certo punto, com'è? Come non è? Ma sicuramente da una mamma e da un papà, in quel mare nacquero pesci di tutte le specie: spigole, sogliole, aragostine di Ponza, merluzzetti freschi, seppie pulite, moscardini capesante, vongole di diametro a piacere. In pratica, dal brodo primordiale nacque il casciucco alla livornese, che tutto il mondo ci invidia. Alcuni di questi pesci, i più audaci e meritevoli, si avventurarono sui 43.670 chilometri di spiaggia libera ampiamente disponibile, evitando di rompere le scatole agli antichissimi insediamenti balneari vulcanici privati che stavano lì da prima della comparsa della vita povera. Questi pesci terricoli, mangia e mangia, radicchio di chioggia, carciofi mammola, rucola, pomodori pachino, pistacchio di Bronte, vino medicale, formaggi obbligatori e altre eccellenze nazionali del Cretaceo, sono evoluti in enormi bestie, come ad esempio il chianinosauro allevato al pascolo o il porco raptor nero dei Nebrodi, antichi rettili nostrani che, fatti alla brace dei meteorite, era la morte loro. I primi uomini apprezzavano la carne di dinosauro, infatti, come canta il grande paleontologo canoro Albano, felicità è grigliare lo stinco di un rettile estinto, la felicità è brasare un varano nel sugo nostrano, la felicità. Vabbè, insomma, dopodiché le cose si sono succedute molto in fretta, poi sono arrivati gli Assiri, i Babilonesi, i Fenici, gli Egiziani, insomma i Romani li avevano rimbalzati tutti a mare senza tanti complimenti, perché all'epoca i buonisti delle ONG venivano crocifissi uno ogni 50 metri come i semafori sulla Cristoforo Colombo e la questione accoglienza era chiusa lì. Poi è successa la Prima Guerra Mondiale, che abbiamo vinto. Poi la Seconda Guerra Mondiale, che abbiamo pareggiato. E poi l'Italia ha conosciuto 50 anni di dittatura comunista, durante i quali gli antifascisti hanno fatto milioni di morti, incluso Tolkien e il cane d'Atreju, pura bestia. Finché un giorno, esattamente il 22 ottobre 2022, ha avuto inizio la storia con la S maiuscola. Quel giorno cosa accadde? Chi me lo sa dire? Bravissima Spongardi, si è insediato il governo Meloni con la cerimonia della campanella, per cui da allora la storia del mondo si divide in AC, avanti a campanella, e DC, dopo a campanella. Quest'ultima è un'età dell'oro che studierete nel dettaglio sui libri di testo per i prossimi 15 anni, quando finalmente come hai detto Bergamini, diventerete la nuova classe dirigente? No, sbagliato. Diventerete quelli che la votano, di nuovo. Antonella Attili.